TG Flash Economia. In anteprima le nuove e più moderne innovazioni delle imprese italiane. Vediamo. Il cuoio rigenerato è molto utilizzato nella moda ed ultimamente, grazie a prodotti Alfa, è stato rivisitato per la realizzazione di nuove finiture. È il caso di pannelli per rivestimento murario oppure per la pavimentazione, che richiedono caratteristiche importanti. Il cuoio è quindi un prodotto in pieno sviluppo non solo per l'abbigliamento. Nese è un'azienda italiana che opera nel settore del monitoraggio e telecontrollo ambientale ed industriale. È specializzata nella progettazione e costruzione di sensori meteorologici particolarmente indirizzati attualmente al fotovoltaico. L'azienda presenta soluzioni innovative finalizzate alla verifica dell'idoneità di un sito per ospitare stazioni di energia rinnovabile. Agricoltori biologici, apicoltori e produttori ecosolidali uniti per la valorizzazione dei territori e la qualità dei prodotti. È quanto permette di avere alce nero garantendo il controllo della filiera dal campo al prodotto finito. La novità proposta sono i negozi nati a Bologna e Cesena, dove poter approfondire la conoscenza e l'impegno dei produttori. Medical Calò è specializzata nel settore riabilitativo e tra i prodotti di vertice che propone c'è Idrofisio. In particolare questa apparecchiatura abbina al tapis roulant classico la possibilità di fare attività in acqua a profondità variabile. Questo porta beneficio nell'avere uno sgravio del peso, aiutando il paziente soprattutto nella fase post-operatoria. I nuovi barbecue a gas sono garanzia di una cucina sana, biologica e naturale, che nulla vuol togliere agli antichi sapori. Tra i modelli più innovativi proposti dal braciere esistono modelli dotati di doppia piastra per carne e pesce, altri con tre carrelli intercambiabili. Non mancano inoltre bracieri con riflessione di calore interna. Il legno è spesso utilizzato per la creazione di utensili per l'industria ed in particolare per applicazioni a controllo numerico. L'Italia, grazie a Full, esporta molta della propria produzione, con particolare attenzione al campo della foratura dei pannelli, della contornatura e della fresatura. La durata di questi utensili è molto elevata e poggia anche su inserzioni in metallo duro. Profilatrice, linee di profilatura automatiche per la realizzazione di sezioni finite partendo da nastri preverniciati o altri materiali completi di finitura. Sono queste le innovative apparecchiature che Dallan propone poggiando su sistemi di produzione studiati a partire dai disegni dei profili che vengono sviluppati insieme ai clienti. La stampa digitale personalizzata proposta da Roland è sempre più attuale nelle nostre città, in quanto viene utilizzata nei cantieri per coprire tramite grandi immagini prodotte su teloni gli edifici. L'azienda produce quindi macchinari specializzati nella personalizzazione grafica, consentendo la riduzione di tempi e di costi. La cura dei capelli è il primo passo verso la bellezza. Ne è consapevole Gidio Borri, che presenta alcuni nuovi prodotti in arrivo direttamente dagli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di aumentare la massa dei capelli senza indossare una parrucca. Il volume è così assicurato ogni volta che si vuole, regalando a tutti il look desiderato in maniera facile ed economica.